Well, I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like you. Seconda edizione per Marcenando. Dopo il successo della prima edizione, con oltre 40 opere che sono state esposte negli angoli più caratteristici proprio di questo paese, ma comunque diciamo in tutti gli angoli, quindi l'hanno arredato anche, diciamo così, in questa che è una mostra a cielo aperto, quest'anno naturalmente si replica. Sì, quest'anno replichiamo il 18 di settembre con l'inaugurazione. Più o meno sarà sull'impronta dell'anno scorso. Abbiamo inaugurato tre percorsi in particolare, sono le due salite a nord e a sud del paese e un percorso tematico che si svolge attraversando il paese da est a ovest in un vecchio viottolo ripulito, che abbiamo ripulito per l'occasione e nel quale sarà esposto tutto il lavoro di un unico artista che è Gautier. E quindi questo sarà un'aggiunta a quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Sono circa 20 opere in più e per noi è orgoglio perché dal momento che l'anno scorso 40 sono arrivate tutte insieme, pensavamo che non avessimo quasi più risposta e invece gli artisti hanno capito, hanno affrontato il tema, hanno affrontato tutte quelle che sono le tematiche che abbiamo dato noi, che è quella del regalare un pensiero. E molti stanno rispondendo ancora a questo progetto, che è quello di portare l'arte all'aria aperta in percorsi di campagna, perché noi ci preoccupiamo da qui a 5 anni di chiudere un percorso lungo almeno 5-7 chilometri con opere d'arte. Un percorso che raggiungerà cosa? Allora, intanto raggiungerà i nostri boschi, raggiungerà, si spera, la zona di Valloni, la zona delle Lastre, fino a ritornare a noi e percorrerà tutta una campagna con uliveti, con i nostri muri a secco e percorrerà anche vecchi viottoli e strade che si pensa, dopo studi fatti, siano state anche vecchie vie romane, come quella ad esempio della Via Buia, che è quella che attraversa il paese, come ho detto prima, da est a ovest e che si ricongiunge al castello di Castelnuovo. Probabilmente questa strada, come molti studiosi hanno fatto e hanno appurato, attraverso il castello di Castelnuovo proseguiva, ma al contrario arrivava, mi dicono, anche verso l'Umbria, quindi motivo d'orgoglio. È un pezzettino, ma però è nostro. Molto, tra l'altro queste volte ci sono abbinamenti che sono anche poeti che hanno scritto naturalmente delle poesie che ve le hanno consegnate, così anche naturalmente come i quadri che sono arrivati, tutti devono essere immateriali in modo particolare che possono essere esposti in luogo esterno, giusto? Sì, esatto, sono tutte opere immateriale non usurabile dal tempo, a meno che l'artista non decida che quell'opera stessa debba essere usurata dal tempo, perché anche quello è arte e è la vita stessa. Ci sono alcune opere che abbiamo qui in paese che devono essere usurate dal tempo, ma in generale sono riprodotte o studiate appositamente con materiali che resistono alle intemperie, al caldo, al freddo e con l'abbinamento spesso di pensieri, come ad esempio questa. Questa è un'opera fatta da un artista del luogo e delle nostre zone. Lui disegna con i gessetti su carta nera, ha riprodotto l'opera su di un plastificato, è plastificata, l'ha ingrandita e siccome lui ha collaborato con il fratello che ha scritto in questi anni un libro di poesie, ha pensato bene di abbinare il disegno che già ha pubblicato nel libro alla poesia scritta e quindi ha messo sia il quadro che la poesia sotto. E questo lo troveremo spesso lungo il percorso, quest'anno forse ancora di più, ci saranno ancora più poesie, addirittura scritte sui muri antichi. E vi invito a scoprirle perché non è facile vederle, sono così ben messe in questi muri che il muro stesso è poesia e la poesia fa muro, quindi è una cosa da scoprire.
Infatti qui troviamo proprio questa pensiera che l'uomo sulla panchina guarda, svanisce l'ombra, si accende allora un bagliore. Vivo fra i volti inariditi, senza voce, nel brulicare di pensieri nuovi. Danza il vento coi fiori, splende lo sfolgorio accecante delle foglie su questo spazio colmo di presagi. L'albero veglia. Tempo che è intercorso tra lo scorso anno e quest'anno. C'è stata gente che è venuta proprio a visitare proprio questo paesino che tra l'altro di sera è anche molto apprezzabile perché c'è sempre un leggero venticello, no? Sì, vengono in molti. Sembra che non ci sia nessuno perché i paesani dicono no, qua su non c'è nessuno, non c'è un'anima viva. E invece piano piano la mattina col fresco, la sera, passano sia camminatori, sia gente in bicicletta, passano anche in moto e si fermano. Poc'anzi, mentre eravamo per strada, ho visto delle signore che addirittura in macchina, forse per via del caldo, si fermavano opera per opera a leggere i cartellini, a guardare. Forse un po' appesantite da questi caldi, però ecco, incuriosisce molto questa iniziativa e molti vengono a vedere, sempre piano piano, con una grazia che a noi fa piacere. Il 18 di settembre, mi raccomando, alle 16 inizia l'inaugurazione e avremo in paese poi un momento di ascolto letterario e musicale che si protrarrà fino alla sera. Per chi vorrà ci sarà anche un ristoro con panini, bibite, e quindi cercheremo di rendere la giornata piacevole un po' per tutti. Ma dobbiamo anche dire un'altra cosa, chi è che organizza Marcenando? Allora, organizza Marcenando un po' tutto il paese, perché è nata dall'incontro di poche persone durante i momenti di lockdown che abbiamo vissuto, che si sentivano comunque isolati. E per creare di nuovo unione al paese, ripopolarlo in qualche maniera, hanno pensato di creare questo tipo di iniziativa che portasse in paese persone a visitarlo senza fare assembramenti, perché in effetti è così, arrivano alla spicciolata a visitare un museo a cielo aperto. Non ci sono file, non c'è bisogno di essere in 50 persone, ma piano piano quando vuoi vieni su e ti gusti un po' di paese, un po' di cultura, anche stando da solo. E hanno collaborato tutti, ma io dico tutti, i paesani, perché ci sono coloro che organizzano e si impegnano nel cercare gli artisti, nel portarli qui, nel montare le opere, nell'organizzare le giornate del Marcenando come quella del 18 settembre, ma anche nell'organizzare delle camminate, oppure quest'anno abbiamo anche fatto un diario dei ricordi del paese, quindi ci siamo ritrovati la sera per fare le interviste agli anziani. È un continuo procedere e creare un qualcosa e a questo collaborano i paesani che non ci hanno mai detto di no, non attaccare quello lì, non mettere quello di là, ma è una cosa meravigliosa quella che sta succedendo qui, più unica che rara, per cui nessuno è chiuso in se stesso ma è aperto come una finestra sul mondo. Questo è molto bello quello che sta dicendo, anche perché spesse volte, anche se si è vicino alla città, però si è leggermente distanti, si rischia lo spopolamento di questi luoghi. Esatto. Mentre invece quello che voi volete fare invece è riportare addirittura gente e quindi naturalmente guardare un po' queste strutture e rimetterle tutte a nuovo. No? È successo proprio questo. Già dai primi giorni dell'anno scorso, quando abbiamo fatto Marcenando, ci siamo accorti che venivano persone a vedere i ruderi del paese, le case in vendita. E piano piano le stanno vendendo. È un'operazione quasi di marketing. Beh. Ci faremo pagare per questo. Però soprattutto è una bella soddisfazione. Io credo che la soddisfazione sia un po' di tutti, no? Marcenando, l'arte, camminando. E quindi si cammina e ci si ferma in questi luoghi che sono piccoli angolini, ma piano piano si scoprono tutti questi vialetti, no? Dove non si passa con le auto, eh? Sì, abbiamo realizzato questi percorsi proprio per ritrovare degli angoli del paese dove anche noi paesani a volte non si notavano e non gli si dava valore. E niente, quello che è bello è che proprio fra vicini e tutta la comunità abbiamo creato quest'unione di creare proprio questo evento, no? Dove sono nate tante amicizie, anzi ci siamo proprio uniti nel momento del bisogno,
ci siamo ritrovati anche a migliorare il paese, no? E dove permettiamo proprio tutti il territorio qui intorno di portare queste nuove opere che ci verranno donati e rimarranno perenni queste opere, no? Dove dal più piccolo al più anziano ha portato qualcosa, e questo a noi ci ha reso veramente felici, perché ci ha migliorato anche nel pensare, nel crescere mentalmente. Questo sia veramente una bellissima soddisfazione, no? Credo che soprattutto sia una soddisfazione per i più giovani. Io vedo qui ci sono più piccoli e quindi vedo che crescono con i valori dello stare insieme, cioè di vivere in una comunità. Questo credo che anche per voi genitori sia la cosa anche più bella. Assolutamente, cioè gli esempi non sono esattamente di Marcena, ma sono della Lama, quindi sono stata inserita, catturata insieme a loro, quindi siamo diventati amici, si frequenta, è bello. E i bambini vengono volentieri perché hanno fatto amicizia, cosa che oggigiorno è difficile anche per un bambino fare amicizia con il vicino di casa, perché i genitori lavorano, tutti siamo indaffarati e si sono ritrovati a uscire come una volta nel vecchio paese, quindi è proprio veramente bello questo. E soprattutto è bello vedere Marcena che è cambiata, no? Sì, è cambiata tantissimo, si è visto proprio l'unione delle persone, ecco. Prima erano più ognuno in casa sua, ognuno pensava più ai suoi affari, invece ora si sono riunite, sono scese in piazza, collaborano insieme ed è veramente bello, sì, ritrovare quell'armonia la sera quando siamo tutti seduti al circolino, poter parlare di tutto, ognuno porta le sue esperienze, sì, è veramente bello, forse è questa la forza del paese. La bella che ha detto lei, che l'ha ricordato, è che c'è il circolino, sì. E quindi è il punto di riferimento dove incontrarsi per poter pensare, quindi fare progetti anche per mantenere proprio questa vita attiva, no? Questa partecipazione attiva con tutti gli abitanti. Sì, è un circolino che in realtà è sempre esistito in paese, sin dagli anni 50, probabilmente la prima televisione del territorio l'hanno messa al circolino a Marcena, che era in una posizione diversa da quello di adesso. Poi negli anni 70-80 ha cominciato a scemare questa cosa del circolo, andava meno di moda, andava più di moda il bar, si usciva, diventava anche un mondo in cui ognuno pensava a se stesso, al lavoro. Adesso abbiamo rimesso insieme anche il circolo, cioè come punto di ritrovo degli anziani che non sanno dove andare, che non sanno di pomeriggio con chi fare una parola, la sera si gioca a carte, è un modo per incontrarsi in un paese di 60-100 anime al massimo quando siamo tanti e vedere una attività che a volte in città non c'è, ritrovarsi insieme. Bene, allora, prossima mossa sarà un bellissimo cartellone in fondo all'ingresso di Marcena, in cui si sarà scritto Marcenando l'arte camminando, così tutti quelli che transiteranno per questa strada, sono tanti anche per un percorso commerciale che quindi naturalmente c'è, potranno avere il desiderio e la voglia di dire ma che cos'è Marcenando l'arte camminando e magari girare, in questo caso se vengono da Arezzo andare verso destra e se vengono dalla parte del Casentino girare verso sinistra e così scoprirvi. Sì, possono fare un'esperienza unica nella loro vita, perché se vengono quassù non solo trovano l'arte e il paese, ma c'è sempre il vecchiettino che ti guarda, la signora che ti saluta, e se vieni di sera c'è il circolino aperto che ti fa riscoprire un modo di vivere, di parlare, di scherzare, ma anche di usare il dialetto, perché ancora si usa, e vivere un momento di storicità, perché siamo rimasti un po' fermi a quei vecchi anni 50. Invece che venire in auto, scegliete la strada a piedi, pensate di fare una bella camminata, da qui si sale naturalmente per i vecchi sentieri, si può raggiungere Valloni, dove si dice che addirittura ci fosse un tesoro. Si parla di un tesoro, ma quale sarà non si sa, noi vi invitiamo a scoprirlo. La chiesa. Chiesa senza... Quella forse Valloni e questo è il suo tesoro. Il lago di sotto, ma anche il paesaggio che si vede a un certo punto, tutta la vallata verso Arezzo è veramente un tesoro. Si vede anche la Miata da lassù in cima, quindi gli occhi più attenti potranno notarlo. È meraviglioso, non solo la pace che ti regala quel posto, ma
anche l'esperienza religiosa, volendo, per chi vuole, di riflessione, perché è veramente un luogo magico e spero che tutti possano farlo. Noi intanto, con il percorso che faremo negli anni prossimi, sicuramente ci arriveremo e vi aiuteremo a scoprirlo. I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like you.